ed è ad a sei fratelli e il padre è uno scaricatore di porto, quindi non ha che questa grande economia. Fu fatto crescere da due zie zitelle proprio nel palazzo dove abitavano quelle due zie. Immaginate 17 anni, Pinotto, coi ricci, bello tronciolillo, cioè un ragazzotto che aveva, come diceva la canzone, alla faccia da indiano. Pino Daniele, al piano di sopra, abitava una giovane prostituta che aveva anche lei giù di lì 17-20 anni. Lui se ne innamorò, però non ha avuto mai il coraggio di dire: qua non stiamo, di solito suoniamo anche fuori regione, quando qua sta la pezza a sapone, cioè io ti pago per una prestazione sessuale. Pino questo coraggio non l'ha mai avuto e si accontentava, come dice la canzone, vederla tutti i giorni scendere le scale e il corso per chi affatica. Un giorno che pioveva tanto, faceva upatapà dell'acqua, pioveva zeffoni, come lo volete dire, Pino ebbe il coraggio di fermarla con il braccio e dirle quelle che poi sono diventate le parole della canzone: fermati, aspetta che schiova, l'acqua te infonne e va, tanto l'aria sa da cagnare. Pino, con questo gesto, colpì talmente tanto il cuore di questa ragazza, questa giovane prostituta, che lei si sbottonò e gli disse: senti, è vero, io mi prostituisco, mi nascondo quando scendo le scale, cioè cerco di non essere vista per non far capire qual è il mio lavoro, ma ho altre ambizioni, ho altri sogni, non voglio fare questo per tutta la vita. Pino, colpito da questa storia, di getto scrive quello che poi è diventato il testo di una delle canzoni sicuramente più famose e più cantate di Pino Daniele. Quindi il prossimo brano, io in tantissime serate non l'ho mai cantato da solo, anche la delegazione dei sordomuti, se vuole, può cantare. Tu ridi, ridi, ci fai di... Io sto lottando per li fa cantare. A fine serata, se gli faccio dire una parola, tengo i spari in da macchina. Quindi, prossimo brano è Quando Chiovo, cantatela con noi. Sono va, fai voglio.